A questo punto, voglio dire, passiamo a mettere, voglio dire, a votazione la proposta fatta da parte mia in qualità di Presidente del Consiglio, che, come torno a ripetere, è quella di lasciare il Consiglio Comunale aperto, perché è giusto così. Sentire tramite un confronto fatto in maniera democratica e civile con i commercianti, gli artigiani, i cittadini, quella che è la loro volontà sul problema, trovare una soluzione condivisa col problema, fermo restando che il sindaco si è preso l'impegno all'interno di questo Consiglio Comunale, quindi dinanzi alle telecamere e a voi tutti, che avrebbe messo bocce ferme, avrebbe fermato tutta quanta la macchina organizzativa del senso unico e si sarebbe proceduto con qualsiasi soluzione andrebbe bene a questo facendo seguito a questo incontro che verrà fatto il giorno 13 sul proseguo di tutta la discussione. Il Consiglio Comunale, proprio perché è stato lasciato aperto, si riunisce il giorno 18 alle ore 20 e io non è che sto dicendo cose così campanali, vi sto dando date certe proprio per dimostrarvi con concretezza e con atti alla mano che la volontà è quella di superare l'impasse. Quindi abbiamo già incontri programmati dove non è che si può dire andiamo per le lunghe, no, abbiamo delle scadenze da salire dove il problema deve essere risolto nel giro di 10-12 giorni, non di più, perché questi sono i tempi che abbiamo e non dobbiamo cercare, voglio dire, di continuare ad affrontare un argomento che sì, sicuramente sarà importante, ma questo paese e questo Consiglio Comunale ha il sacrosanto e il dovere di affrontare argomenti ancora più importanti che devono andare a scandire quello che è il futuro della nostra collettività. Il senso unico è un argomento importante, affrontiamolo, chiudiamolo, risolviamolo una volta per tutte e che non se ne parli più. Quindi questa qua è la proposta che fa il Presidente del Consiglio. Chi è favorevole a questa proposta può alzare la mano. Favorevoli 7, chi si astiene? Vota contrario? Scusate, ascolti consigliere, qua attenzione, ascolti consigliere, qua lo dobbiamo dimostrare davanti a tutte queste persone, se volete fare cadere il numero legale per una questione di opportunità, non l'accetto, perché bisogna avere il coraggio di dimostrare alla gente le proprie scelte e le proprie decisioni. Lei non puoi prendere atto. Io prendo atto, va bene, prendo, signore, visto che praticamente questi signori se ne stanno andando, significa che il giorno 13 incontro non se ne può fare, il giorno 18 consiglio comunale non se ne può andare a fare, perché per una scelta proprio motivata da situazioni e opportunità politiche hanno preferito abbandonare l'aula. Prendetene atto del comportamento di questi signori. Bene. Sì, no, io, purtroppo voglio dire la parola. Fuori sì, non c'è il numero legale, sì. Vabbè, facciamo finta che finisca il Consiglio Comunale. Le cose non dette. Scusi, visto il caso del numero legale. Consigliere, per cortesia, il presidente è sinonimo di garanzia. Questo sto facendo la dichiarazione presente che non c'è il numero legale. Quindi se lei è qua dentro, io metto a votazione con la sua presenza. Quindi forse scopra fuori ed esce, oppure voglio dire rimane qua. Si è avuto ad assumere le responsabilità che il caso ti impone. Dichiarazione senza commento. Comportamento scorretto. La dichiarazione senza comportamento scorretto da parte di persone responsabili che non vogliono risolvere il problema e che pensano soltanto di fare strumentalizzazione politica. Questo è il sinonimo giusto. È corretto verificare un comportamento simile. Allora, preso atto che non c'è più il numero legale, la seduta praticamente la dichiaro. Io allora voglio dire una parola fuori, non siamo più in seduta. La seduta è sciolta, benissimo. Non ieri se il sindaco è fatto di suo pugno. Allora, io voglio dire una cosa. Tu sei sindaco, ma non siamo pure no. Benissimo. Sta dando un cattivo esempio di quello che non dovrebbe essere i consiglieri comunali, lo vuole capire, voglio dire. Ho mai negato di fare intervento a lei quando abbiamo finito il consiglio comunale. E saranno i cittadini infatti già hanno giudicato. La seduta è chiusa, la siamo tutti. Se la seduta è chiusa, la siamo tutti. Allora parliamo con tutti. Devo fare una dichiarazione. Dobbiamo chiudere la telecamera, sindaco, il consiglio comunale, sì. Per favore, non vogliamo chiudere la telecamera. Scusate sindaco, scusi, operatore del 90, lei cortesemente può chiudere la telecamera. Signor Santisi, qua è il direttore di ogni notizia, può continuare tranquillamente, in quanto noi non abbiamo nessuna convenzione e nessun contratto con il signor Santisi. Di conseguenza lui può registrare tutto ciò che... Allora, quello che voglio dire è che ripeto. Io sono rimasto impressionato dalle parole di saggezza del Presidente del Consiglio. Allora, nonostante, grazie al comportamento non certamente altamente democratico
della maggioranza che ha fatto mancare il voto legale. Io riconfermo in pieno. È il suo dovere avere la maggioranza, presidente. Io riconfermo. Il suo dovere avere la maggioranza. Meno male che non ci sono le delegate. E meno male, sì. Io riconfermo in pieno che non appena mi arriverà sul tavolo la documentazione che mi dice siamo questi il comitato, io quando abbiamo deciso il giorno 13 convocherò immediatamente per il giorno 13 il tavolo tecnico, perché non ha assolutamente importanza che sia mancato il numero legale. Questo è stato l'impegno assunto dal Presidente del Consiglio, questo è l'impegno che l'amministrazione onorerà incontrandosi con i cittadini. Ho finito, grazie e buonanotte.